Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Si parte con il vaccino anti-Covid dal 16 dicembre anche per i minori dai 5 agli 11 anni. Inizia da domani, dopo l'approvazione dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, la distribuzione delle dosi di vaccino anti-Covid per i bambini nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. La somministrazione partirà dal 16 dicembre su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una dose del valore di un terzo rispetto a quella per gli adulti e che risulta sicura ed efficace. Dopo la sperimentazione che ha riguardato 3.000 bambini, sui quali l'efficacia è risultata del 93%, non ci sono stati eventi avversi e si è deciso di immunizzare anche questa fascia d'età. In Campania il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato la volontà di costituire luoghi dedicati per la campagna vaccinale dei più piccoli. La mia opinione è che dobbiamo avere luoghi dedicati per la vaccinazione dei bambini. Anche negli attuali centri di vaccinazione dobbiamo avere delle sezioni dedicate ai bambini, ma vorrei mettere in piedi anche dei luoghi specificamente dedicati alla popolazione più giovane, con la presenza di pediatri. Vorremmo andare nelle scuole dove sarà necessaria la presenza dei genitori per procedere alla vaccinazione dei bambini, ma dove si può creare anche un clima di maggiore distensione, di maggiore pesantezza, quindi i bambini possono affrontare la vaccinazione anche in maniera più leggera. Intanto, in vista dell'entrata in vigore del Super Green Pass dal 6 dicembre, che prevede l'erogazione del pass verde solo ed esclusivamente ai vaccinati, non più a chi si sottopone al tampone, è corsa la terza dose. Per questo, a partire da oggi, la rete dei punti vaccinali è aggiornata come segue. Centro vaccinale Mossa d'Oltremare attivi contemporaneamente 32 box da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, con l'unica eccezione che in concomitanza delle manifestazioni sportive previste in tarda serata, la chiusura sarà anticipata alle 18. Centro vaccinale Fagioneria Real Bosco di Capodimonte attivi contemporaneamente 10 box da lunedì alla domenica, sempre dalle 8 alle 20. Al centro vaccinale dell'Isola di Capri sono assicurati 2 giorni a settimana di apertura dalle 9 alle 16. Sono poi aperti anche i centri vaccinali nei distretti sanitari di base, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16.30 e la domenica dalle 9 alle 15. Oltre alle vaccinazioni aperte negli studi dei medici di medicina generale aderenti alla campagna vaccinale presso le farmacie aderenti. Siamo in collegamento con Luigi Martemucci, direttore dell'unità operativa complessa Santo Bono Pausilipon, Pediatria 2. Salve, direttore, grazie per essere in collegamento nuovamente con noi. Ben trovato. Buongiorno, grazie a voi dell'invito e buongiorno ai telespettatori. Allora, direttore, in tanti nostri collegamenti, dove naturalmente abbiamo parlato largamente e lungamente dell'emergenza coronavirus e anche dell'effetto che questa emergenza poteva avere sui bambini, abbiamo parlato anche dell'eventualità di vaccinarli, per proteggerli e chiaramente proteggere tutti coloro che sono a contatto con i bambini, perché lo abbiamo detto tante volte, diventano vettori e chiaramente così si allarga l'epidemia. A questo punto ci siamo, possiamo dire, è arrivato l'ok per il vaccino ai minori dai 5 agli 11 anni, una aspettativa chiaramente molto alta quella della vaccinazione dei bambini. Lei crede che questa sia la strada giusta? Beh, sì, in effetti l'abbiamo detto tante volte che ci saremmo potuti trovare di fronte a questa eventualità di vaccinare anche i bambini. Avevo già espresso in precedenza tutta la mia approvazione, ma non solo la mia, ma anche quella della Società Italiana di Pediatria e di altre associazioni pediatriche che raccomandano fortemente l'uso del vaccino. E purtroppo ci siamo trovati di fronte a dei numeri e alla fine sono sempre quelli che condizionano un po' il nostro operato anche nei riguardi dei bambini. Io vi do solo dei dati che per farvi ricordare, per farvi capire l'entità del problema, al 24 novembre 2021 nella popolazione 0-19 anni avevamo avuto 826.774 casi confermati di infezione. Di questi 8.632 sono stati ricoverati. 251 hanno fatto ricorso a terapia intensiva e 35 decessi purtroppo. Quindi, come vedete, anche nel campo della popolazione pediatrica i numeri del Covid sono numeri importanti. Per cui abbiamo avuto questo via libera sia da parte dell'EMA che successivamente dall'AIFA alla pratica del vaccino in età anche 5-12 anni.
Questo che cosa comporterà? Ovviamente da parte dei genitori, io capisco, mi metto nei loro panni, che si è tanto parlato di vaccini che creano, tanto parlare creano anche tanti dubbi, tante perplessità. Però noi possiamo dire che, diciamo, sono stati fatti tutti gli studi scientifici al riguardo. Dobbiamo dire che negli Stati Uniti sono stati già vaccinati 3 milioni di bambini, popolazione pediatrica 0-12 anni, e così come è accaduto anche nella lontana Israele, comunque sono stati fatti questi vaccini e non si è avuto nessun effetto particolare. Cioè, dobbiamo sempre ragionare con la famosa frase che noi diciamo che i benefici devono essere superiori ai rischi, e in questo caso possiamo essere sicuri che i benefici lo sono. Poi, quali sono le maggiori perplessità dei genitori? L'idea, per esempio, di vaccinare il bambino che ha già avuto il Covid. I consigli che possiamo dare sono quelli di passare comunque i famosi 5-6 mesi dalla guarigione per poter fare una dose di richiamo. Un'altra domanda che viene spesso fatta ai genitori è quella della tempistica del vaccino. Cioè, posso vaccinare il mio figlio insieme agli altri vaccini? Il mio consiglio è quello di farlo insieme agli altri vaccini. Ovviamente, quando però lo andiamo a fare a dei vaccini a virus vivo attenuato, tipo quello del morbillo, sarebbe, diciamo, auspicabile che passassero quelle 2 o 3 settimane dall'inoculazione del virus del morbillo e aspettare a fare quello del Covid o viceversa, in modo tale da non avere troppi problemi. Quali sono i sintomi che più probabilmente potrà avere il bambino? Sono quelli che abbiamo imparato a conoscere anche negli adulti, in nessun caso dei sintomi particolarmente gravi, ma il famoso bruciore al braccio, qualche linea di temperatura febbrile, sono tutte reazioni che si possono avere anche in età pediatrica. Qual è la dose che andiamo a inoculare? La dose che andiamo a inoculare ai bambini è 1/3 della dose dell'adulto. E quindi anche in questo caso è prevista la dose di richiamo dopo 3 settimane, a distanza delle 3 famose settimane. Credo di aver dato un po' di informazioni che forse possono essere utili. Se poi ci sono delle domande, io sono qua. Certo, dottore, io le chiedo anche di partecipare prossimamente alla nostra trasmissione Lente di ingrandimento, dove chiaramente noi raccogliamo anche le tante domande attraverso la nostra redazione dei genitori, dei nonni, insomma, dei bambini che hanno delle preoccupazioni, proprio perché sappiamo che si dovrebbe partire dal 16 dicembre, poi bisogna stabilire quella che sarà la data in campagna, e quindi magari possiamo in qualche modo rassicurare e, perché no, dare degli utili consigli. Quindi la invitiamo in presenza per Certo. questa nostra Volentieri. trasmissione. In ogni caso, dobbiamo dire che la vaccinazione anche per i bambini è una, diciamo, necessità in questo momento, anche per far sì che le scuole possano continuare in presenza, perché proprio lei tante volte ha sottolineato quanto danno ha prodotto la scuola a distanza nei minori, che hanno perso i loro punti di riferimento. Quindi, per far sì che i ragazzi e i bambini possano continuare l'anno scolastico in presenza, chiaramente bisogna apportare dei correttivi, perché, ahimè, i contagi nelle scuole stanno aumentando. Certo, perciò che ben venga appunto l'utilizzo del vaccino, perché effettivamente adesso paradossalmente, dopo le dosi che sono state fatte negli adulti, anche molti hanno fatto la terza dose, paradossalmente la popolazione più esposta è proprio questo, che sia ben chiaro, lo so che da un punto di vista, diciamo, delle manifestazioni cliniche, come abbiamo sempre detto, le manifestazioni dei bambini sono abbastanza tranquille, tranne quei pochi casi che poi si manifestano a distanza con quella famosa sindrome che abbiamo più volte accennato, che è una sindrome infiammatoria multisistemica molto più importante, che invece necessita di una terapia intensiva notevole per risolvere il problema. Il problema dei bambini è che comunque si ammalano tanto, il problema è poi che vanno a casa e diffondono il contagio anche ai genitori, ai nonni, e quello che sta succedendo in questo momento. Quindi che ben venga l'utilizzo del vaccino, che ci aiuterà ancora di più a uscire fuori da questa
pandemia che veramente sta segnando proprio il nostro tempo in una maniera incredibile. Direttore, le chiedo un'ultima cosa prima di salutarci. Quando in casa ci sono più bambini, bambini magari di 2 o 3 anni che vanno all'asilo e ci sono dei neonati, quali precauzioni bisogna, fare per far sì che non ci siano problemi per il neonato, a prescindere anche dal Covid, visto che sappiamo che c'è, un grande problema anche di altra natura in questo momento per i bambini? È vero, Fabio, sì. Il problema di questo momento dei bambini molto piccoli sono queste infezioni respiratorie molto importanti e molto spesso il veicolo è proprio rappresentato dai fratellini o sorellini più grandi che vanno a scuola. Io raccomando sempre una cosa fondamentale, quando ritornano da scuola, utilizzare il lavaggio delle mani ai piccolini e se fosse possibile, noi quando eravamo bambini noi andavamo a scuola con il famoso grembiulino, oggi non fa più, però quando il bambino ritorna a casa sarebbe auspicabile anche un cambio degli indumenti, lavarsi le mani è un cambio degli indumenti, al di là del fatto poi di tenere il neonato nel modo più preservato possibile, evitando assolutamente l'esposizione ai bambini o ai soggetti che in casa magari presentano un raffreddore o tosse. Perché mentre nell'adulto, nel bambino più grande, si manifesta con un problema di raffreddore, diciamo così, delle prime vene, nei neonati questo poi si traduce in una infezione respiratoria più seria che richiede poi un ricovero in ospedale con un'intensità di cure notevole. Grazie direttore, allora la vedremo in presenza all'ente di ingrandimento? Va bene, certo, volentieri. Allora arrivederci e buon lavoro. Arrivederci e buon lavoro a voi. Grazie. Controlli ad Arzano, operazione alto impatto dei carabinieri che hanno setacciato in maniera capillare l'intera zona. Dopo la sparatoria avvenuta in un bar di Arzano, in cui sono rimaste ferite 5 persone, di cui 2 estranee a dinamiche criminali, e un'altra invece che era il principale obiettivo dell'agguato, morta in ospedale per le gravi ferite riportate, proseguono servizi ad alto impatto disposti dal Comando Provinciale di Napoli. I carabinieri della compagnia di Casoria, insieme a quelli delle compagnie di intervento operativo del Reggimento Campania e al Nucleo Cinofili di Sarno, hanno infatti setacciato le strade della città ed effettuato diverse perquisizioni nelle abitazioni delle persone di interesse operativo, identificate 203 persone e controllati 140 veicoli, rimossi cancelli ed ostacoli abusivi realizzati per eludere i controlli, segnalati alla prefettura diversi assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di dosi di droga. Ispezionate anche le aree comuni delle palazzine di edilizia popolare all'interno del rione 167. Alcune sostanze stupefacenti sono state rinvenute e sequestrate, ma i nascondigli sono sempre più ingegnosi. Oltre agli ormai noti vani Scala, dove sono stati rinvenuti hashish e marijuana, i carabinieri hanno infatti trovato, grazie al prezioso supporto delle unità cinofile, marijuana che era stata nascosta all'interno delle calanine utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici. Siamo in collegamento con Fabrizio Luongo, vicepresidente della Camera di Commercio di Napoli, presidente di SI Impresa, un'azienda speciale della Camera di Commercio. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi in collegamento. Allora, presidente, è una situazione veramente paradossale quella che accade a Napoli per quanto riguarda le luminarie. La Camera di Commercio, con largo anticipo, si era fatta carico di illuminare la città dal centro alla periferia per far sì che questo Natale 2021 fosse effettivamente il Natale della rinascita dopo momenti di grande sofferenza dovuti al lockdown. In realtà c'è un giallo per quanto riguarda le luminarie al Vomero, in 2 strade del Vomero che sono le strade, tra le strade principali dello shopping natalizio, via Scarlatti e via Luca Giordano, dove, poiché bisogna potare degli alberi e bisogna farlo, non si capisce bene per quale motivo proprio in questi giorni verranno rimosse le luminarie. Purtroppo non ci sono i soldi poi per installare le luminarie, quindi queste 2 strade rimarranno al buio. Qual è la situazione? Ci spieghi cosa sta accadendo? E lo spieghi ai nostri telespettatori. Sì, il Presidente Fiola, come tutti voi sapete, abbiamo già trattato anche con la vostra emittente questo argomento, che è quindi un grande e poderoso investimento per illuminare Napoli per la prima volta 140 chilometri, dalle periferie ma anche al centro di Napoli, che per antonomasia è rappresentato dalle vie dello shopping del Vomero.
la comunicazione che recentemente ci è pervenuta dal Comune di Napoli, dagli uffici tecnici, ci impongono lo smontaggio rapido per poter consentire la potatura degli alberi di quelle due determinate strade. Abbiamo precisato, il Presidente Fiola ci ha tenuto a precisare, che chiaramente secondo il capitolato d'appalto non possiamo poi chiedere all'impresa di subire un ulteriore costo di quello un'altra volta del rimontaggio e dello smontaggio poi finale. Questo costo, anche se per sole due strade, non può essere sopportato dall'amministrazione comunale, col quale la Camera, Palazzo della Borsa, sta comunque interloquendo, però sembra che la strada sia questa tracciata. Quello che tutti i cittadini si chiedono è che se è opportuno potare gli alberi in questo periodo dell'anno, con questo freddo e con questa pioggia, se è così urgente partire da quelle due determinate strade e non da altre strade della città che comunque hanno un'alberatura importante, e soprattutto che la Camera di Commercio ha depositato un progetto che indicava le strade, i punti di ancoraggio e i periodi di montaggio. Quindi una questione non tanto politica, che riguarda chiaramente il sindaco e l'assessore, ma quanto tecnica, che riguarda gli uffici tecnici e amministrativi di Palazzo San Giacomo. È una situazione, insomma, paradossale. Io credo che il buon senso debba sempre prevalere. Chiaramente non siamo competenti in potature di alberi, quindi non vogliamo esprimere giudizi nel merito, però il buon senso ci dice che siamo comunque nella stagione già fredda. Se l'albero non può essere potato quando fa freddo, non capiamo perché può essere potato oggi, che praticamente abbiamo una temperatura che addirittura è arrivata a 6-5 gradi di notte nella scorsa settimana, e non possiamo fare questo procedimento a gennaio, quando è passato Natale, insomma, per consentire ai commercianti. Io personalmente ho visto anche critiche, che voglio anche giustificare, di Green Care sui tipi di ancoraggio che erano forse infelici sugli alberi e che potevano danneggiare gli alberi. Ma io credo che l'albero possa essere più danneggiato da una potatura impropria in questo periodo freddo e piovoso. Rispetto, quindi sicuramente si elimina il pericolo di caduta rami per le allerte meteo di vento forte. Ormai siamo una zona molto particolare sul clima atmosferico, quindi da una parte si può evitare un pericolo di caduta rami, ma dall'altra parte poi si fa veramente male all'albero. Quindi all'albero, e aggiungo io all'economia, vicepresidente, all'albero e all'economia, perché noi parliamo di una zona dove ad alta densità commerciale, questi commercianti hanno vissuto un momento veramente buio, non si facevano feste, quindi non si vendevano vestiti, non si vendevano scarpe. Ora chiaramente in questo momento Natale vogliono, insomma, in qualche modo cercare di recuperare qualcosa per non chiudere le loro attività. Se noi chiudiamo le luci, sicuramente significa spegnere anche l'attenzione sulle loro attività commerciali, quindi anche questo, insomma, l'amministrazione comunale dovrebbe assolutamente tenere presente. Io sono convinta che il sindaco Manfredi quanto prima entrerà nel merito della questione e risolverà questo, che è diventato un vero e proprio giallo delle luminarie. Ma il nostro auspicio è che sia la partita vada in mano al sindaco e possa lui intervenire sugli uffici tecnici, perché diventa paradossale allestire una festa di compleanno per un bambino e poi smontare il giorno del compleanno. Quindi noi siamo partiti con largo anticipo, con sacrifici di tempo anche dei cittadini napoletani, di vedere illuminare, o meglio costruire le luminarie in periodo di fine settembre-ottobre, per essere puntuali, come in tutte le capitali europee del mondo, a illuminare prima dell'8, perché il giorno 8 si illuminano le proprie case, per aiutare proprio il commercio, e rischiamo che il giorno 8 invece le luminarie vengano smontate, quindi è sicuramente paradossale. Assolutamente paradossale, sono convinta, insomma, che come si sono trovate risorse per fare lo spettacolo di Capodanno in Piazza del Plebiscito, anche se siamo in attesa poi della decisione finale del governatore, che potrebbe emanare un'ordinanza che vieta anche la possibilità di fare spettacoli in piazza per le normative anti-Covid, perché siamo ancora in piena emergenza, almeno si trovino i soldi per rimettere le luminarie laddove è necessario toglierle prima di Natale. Detto questo, grande attenzione sulla città di Napoli, luci accese, tanti turisti. Cosa prevede per questo Natale per le imprese che voi comunque rappresentate ogni giorno tra le mille difficoltà?
No, con grande sacrificio le imprese stanno rispondendo al massimo del loro impegno per ritornare nell'economia, confermando l'occupazione, riempiendo anche tutti i B&B. Certamente la pandemia, le notizie di qualche settimana fa, che adesso vanno un poco più a rassicurarsi, hanno scatenato un poco il panico tra i tour operator, le prenotazioni. Però io sono ottimista che un periodo natalizio di fine anno, con prudenza, possa comunque confermare una buona riuscita per l'economia del territorio. Ce la mettiamo tutti. Occorre chiaramente, ripeto, prudenza e buonsenso da parte di tutti, e da parte delle istituzioni occorre un maggiore coordinamento. Noi sul tema luminare lo abbiamo cercato, lo abbiamo trovato, anche chiaramente in un passaggio. Certo, in un passaggio chiaramente di amministrazione. Però io credo che al di là delle cariche politiche, gli uffici devono avere continuità amministrativa, e quindi gli impegni assunti, sottoscritti nel luglio, a prescindere da chi governa la città o la regione, devono essere mantenuti. Anche qua, se il Presidente Luca intende emanare ordinanze e occorre che lo faccia quanto prima ancora che il Comune o la Camera di Commercio mettano in piedi iniziative di ristoro e di aiuto alle imprese. Quindi l'importante è parlarsi o avere quantomeno una visione d'insieme nella cooperazione e nel benessere della città e della regione. Assolutamente, ci vuole grande cooperazione in questo momento di difficile e complessa gestione. Io la saluto e la ringrazio. Naturalmente, se ci saranno novità sulle luminarie, mi auguro positive per la nostra città, lei sicuramente ci aggiornerà. Grazie e arrivederci, buon lavoro. Grazie a lei, grazie, buona giornata. Ravello apre per la prima volta la stagione invernale dopo il successo di quest'estate. Con Natale a Ravello, la Fondazione Ravello fa il suo ritorno all'Auditorium Oscar Niemeyer con tre eventi di alto profilo culturale. Nelle parole del presidente della Fondazione Ravello, Diomede Falconio, ecco gli appuntamenti. Allarghiamo l'offerta culturale della Fondazione Ravello con questa bellissima stagione natalizia, composta da tre appuntamenti, due teatrali anche in omaggio al sommo poeta Dante, di cui quest'anno ricorre il 700° anniversario dalla morte, e conclusione con quella che vuole essere l'inizio di una tradizione, e cioè il concerto di Santo Stefano, che avrà come protagonista una star internazionale della lirica come Elisetto Oropesa. E speriamo che nei prossimi anni la tradizione di questo concerto possa sempre ripetersi, e uno dei sigilli distintivi di Ravello sia il concerto di Santo Stefano nella stagione natalizia, così come in estate abbiamo il vanto del concerto all'alba. Un festival diretto da Alessio Vlad che annuncia il periodo natalizio, un evento dove la musica dialoga con la parola, con Alessandro Preziosi, pronto a omaggiare il divin poeta Dante. Credo che sia un'occasione unica, anzi mi dispiace non potermi vedere, cioè mi dispiace non poter stare in platea per poter vedere il collega Toni Servillo o Alessandro Preziosi o Stefano Di Battista, potermelo godere e fare questa volta da intrattenitore, da imbonitore, però credo che l'occasione sia una delle occasioni più intriganti e più interessanti che si possa offrire in questo momento storico. L'Auditorium Oscar Niemeyer ospiterà anche il noto attore napoletano Toni Servillo. La presentazione nella Sala Giunta di Santa Lucia, alla presenza del sindaco di Ravello e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dante e la modernità, Dante e la musica, stiamo parlando di quella grande cultura che non si separa dalla vita ma è destinata a illuminare la vita, nel senso che è quella cultura che ci dà il senso della nostra esistenza e che ci trasporta in una dimensione diversa da quella fatta di tensione, di contrasti, a volte di violenza, che la dimensione di vita che stiamo conoscendo in questi mesi e anni. Siamo in collegamento con il dottor Domenico Miceli, cardiologo, ma questa mattina in collegamento con noi in veste di scrittore. Salve dottore, grazie per essere in collegamento con noi, ben trovato. Buongiorno, grazie a voi, grazie a tutti.
Domenico Miceli, un volto noto per la nostra televisione perché conduceva con successo un programma Pronto Dottore, poi il Covid ha sconvolto anche un po' i palinsesti televisivi. Dottor Miceli, mi dica una cosa, come decide un cardiologo ancora in attività di scrivere un libro e perché? Poi diciamo anche il titolo del libro e cosa racconta. Beh, sicuramente era una cosa che avevo in mente da tempo. Devo dire che purtroppo l'evento in pausa del lockdown ha agevolato un pochettino le cose, che ha creato dei momenti, delle ore, dei giorni di raccoglimento e mi è stato possibile quindi partire con questo progetto che poi è terminato dopo un anno e mezzo. Cosa racconta questo libro Le sospensioni? Beh, manca farla apposta, oggi il 3 dicembre 54 anni fa, il 3 dicembre, a quest'ora Barnard aveva già completato il primo trapianto di cuore che è stato fatto all'alba e quindi il libro narra di parte da un trapianto di cuore, ma non voglio spaventare i telespettatori, non è assolutamente un libro di medicina né un libro pesante dal punto di vista tecnico, ma è un romanzo che intreccia le vite di tre persone che cambiano e che dopo alcuni momenti di sospensione danno anche un messaggio di speranza attraverso l'impatto con questo evento trapianto di cuore. Parla appunto perché di questo. Si chiama Le sospensioni? Esatto, perché si chiama Le sospensioni? Parla in realtà sì. Di un medico cardiochirurgo che però non è in veste di medico come protagonista del libro, ma di malato. Di paziente, sì, certo. Le sospensioni un po' fanno parte di tutta la nostra vita. Già purtroppo l'evento Covid ha creato una sospensione di tante cose, ci ha messo in sospensione. Sospensione può anche essere una sospensione piacevole, bere un bicchiere di prosecco con un amico, oppure può essere spiacevole attendere l'esito di un paziente che è ricoverato in una rianimazione, se potrà uscirne o se invece finirà con esito infausto. Ecco, il libro in realtà racconta la vicenda di queste tre persone che vivono in tre posti d'Italia diversi, uno a Roma, uno a Firenze, uno in una campagna dell'Alto Lazio, ma che si incontrano attraverso questo evento. E lascia un pochettino, con qualche tono di giallo, il lettore incuriosito per arrivare fino alla fine. Finale, ovviamente, come per far fede al titolo del film, ve lo devo lasciare in sospeso. Assolutamente sì, è stato anche un modo forse per lei che ha curato tanti pazienti di mettersi dall'altra parte, perché quando si ha il camice in bianco si ha una prospettiva diversa, nel momento in cui si è paziente nascono tanti dubbi, tante perplessità che naturalmente il medico cerca di capire ma non può comprendere appieno finché non è dall'altra parte. Certamente, infatti, questo è, l'ho provato, diciamo, perché per mia fortuna non l'ho mai provato nella vita, quella di essere dall'altro lato e questo può aiutare probabilmente anche, mi ha aiutato a capire quali potrebbero essere le sensazioni che provano i pazienti. Io credo che questo libro, che si può comprare su Amazon Libri, diciamo, al costo di un aperitivo, può dare in questo momento in cui siamo ancora molto preoccupati per tutto quello che ci sta intorno, può dare un momento di evasione, un momento appunto di sospensione dalle preoccupazioni e può interessare una piccola storia vincente che è di fantasia ma potrebbe anche in realtà accadere nella vita reale. Certo, insomma, leggere aiuta anche a essere più sereni, in qualche modo ad isolarsi magari dal quotidiano per vivere altre vite. Io credo che la lettura, insomma, ci porti molto lontano nel tempo e quindi chiaramente ha un valore aggiunto per le nostre vite. Prima di salutarci, isolarsi in maniera costruttiva. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Prima di salutarci, naturalmente non posso non approfittare della sua presenza, anche se virtuale, nel nostro telegiornale per chiederle quanta preoccupazione ancora c'è per questa emergenza coronavirus. La preoccupazione c'è ed è anche significativa. La campagna vaccinale sta andando avanti. Purtroppo, diciamo, l'impatto con la popolazione è stato un po' confuso anche dal punto di vista della comunicazione. Io credo che bisogna cercare di incanalare la comunicazione nei posti giusti e cercare di evitare di prendere troppe informazioni. Ecco, oggi abbiamo troppe informazioni.
Io credo che bisogna avere un unico punto di riferimento, il distanziamento, la mascherina, i vaccini ci hanno consentito sicuramente di non avere la malattia grave, dobbiamo continuare su questa strada. Dottore, noi la salutiamo, la ringraziamo e naturalmente invitiamo i nostri telespettatori a leggere questo romanzo scritto da un cardiologo in veste questa volta appunto di scrittore e non di medico. Grazie, quindi arrivederci. Grazie. E buon lavoro. Saluto a tutti gli spettatori di Televomero. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, continuate a seguire i nostri programmi, noi ci ritroveremo come sempre nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.